Il logo di Matera 2019 è declinato per le scuole Open Future Education, un sito internet online da oggi con tutti i progetti della Fondazione Matera 2019 dedicati alle scuole, svolti anche in collaborazione con il MIUR, e un blog dove saranno gli studenti a raccontare Matera. E quanto è emerso nel corso del convegno Le scuole e il futuro aperto, che ha visto la partecipazione del Ministro dell'Istruzione Bussetti. Ministro, il futuro delle scuole passa da Matera? Passa anche da Matera, sicuramente questa è un'occasione unica per una regione come questa. Avrà la possibilità di attivare un acceleratore di tante buone pratiche. Le nostre scuole saranno sicuramente un valore aggiunto alla riuscita di quest'anno 2019, che attendiamo veramente con ansia. L'innovazione vuol dire tante cose, vuol dire sapersi adattare ai cambiamenti e soprattutto recepire quelli che saranno le possibilità per il futuro per i nostri ragazzi, adeguare le strategie educative e didattiche proprio in funzione di questi obiettivi. Nell'occasione anche un focus su uno dei progetti più importanti della Fondazione Matera Basilicata 2019, che coinvolge gli studenti lucani, ovvero Patrimonio in Gioco, ma anche le premiazioni per la scuola digitale. Un progetto che mette al centro il patrimonio, ma rendendolo accessibile ai ragazzi, per cui i ragazzi stanno facendo dei meravigliosi lavori sul patrimonio che è rappresentato nelle storie delle donne che hanno fatto la Basilicata, oppure sugli oggetti che sono stati utilizzati dai nostri nonni o dai nostri bisnonni. Oggi lanceremo, e poi soprattutto sarà online, il nuovo sito che viene espressamente dedicato alle scuole. Abbiamo deciso di dare un particolare enfasi alle scuole, sia alle scuole che sono protagoniste di Matera 2019, ma anche alle scuole che verranno in Basilicata. In questo sito verrà raccontato da un lato dagli stessi ragazzi, quindi vogliamo dare a loro voce, i progetti che vengono sviluppati, e contestualmente darà luogo farà un racconto di ciò che si sta facendo, di ciò che si potrà realizzare.